Ciao a tutti, oggi nuova ricetta e vi facciamo vedere come preparare una besciamella squisita e perfetta. La facciamo anche in una versione senza glutine, quindi per i celiaci va benissimo e vi faccio subito vedere il procedimento. In una pentola andiamo a versare la farina, questa è una farina di riso, quindi faremo una besciamella gluten free, però ovviamente potete mettere la farina che preferite, un pochino di sale e aggiungo subito un pochino di olio, circa 2 cucchiai. A questo punto possiamo iniziare a versare il latte. Ne vado a mettere un goccino e mescolo in modo da non formare grumi. Mettiamo il latte un pochino alla volta e mescoliamo bene. Una volta che avremo creato questa pastella bella liscia e omogenea, andremo a versare metà del latte. Non ne mettiamo di più, ma andiamo a metterne soltanto metà, così faremo un po' prima a far bollire il composto. A questo punto non ci rimane che mettere sul fuoco a fiamma bassa. Dopo pochissimi minuti inizierà già a rapprendersi, quindi mi raccomando, mescolate bene e continuamente, altrimenti potrebbe attaccarsi un pochino ai bordi. La nostra besciamella è pronta, come vedete sta bollendo, quindi appena vedrete che sarà arrivata a bollore possiamo spegnere. A questo punto possiamo aggiungere un pochino di formaggio che renderà la nostra besciamella ancora più golosa. Noi utilizziamo questo già grattugiato, preso su Vegano Bio. Voi ovviamente potete mettere il formaggio che più vi piace. Ne vado a mettere circa metà. A questo punto non ci rimane che aggiungere il latte freddo. Anche qua andiamo un pochino alla volta a mescolare, altrimenti potreste avere un po' di problemi dopo se lo mettete tutto in una volta. In questo modo si prepara la besciamella davvero in un attimo. Io sinceramente odio stare sul fornello e aspettare che si raddensi, invece così con pochissimo latte, appunto essendo poca ed essendo molto concentrata di farina, raggiunge subito il bollore, si cuoce in un attimo e posso subito aggiungere l'altro latte. In 5 minuti garantito avete la besciamella pronta. Il formaggio che abbiamo usato lo trovate appunto sullo shop di Vegano Bio insieme a tantissimi tantissimi altri formaggi. Ovviamente però potete utilizzare il formaggio che preferite, parmigiano, insomma davvero quello che utilizzate di solito. Vi dico una cosina sulla besciamella, come avete visto è bella cremosa però è anche piuttosto liquida e devo dire che questa secondo noi è la consistenza perfetta, perché quando si va ad unire alla pasta, soprattutto se si usa una pasta magari all'uovo che non si cuoce o del pane, quando fate le lasagne di pane Carasau, se ci fate caso assorbono davvero tantissimo liquido e poi risulta, se la besciamella è troppo densa, troppo compatta, potrebbe risultare un po' secco. Invece, in questo modo, con una besciamellina un po' più liquida, permettete alla pasta di assorbire bene tutti quanti i liquidi, però rimanere bella morbida e poi in bocca è tutta un'altra cosa. Quindi questo è un piccolo consiglio per farla al meglio. Io spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Se è così, mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!